Ehi là ragazzi, bentornati a tutti con un nuovo Let's Play. Sì, perdonate se ho lasciato, cioè ho saltato totalmente la scena iniziale, ma conteneva un mucchio di spoiler. Anche se, vabbè, lo scopriremo già subito. Siamo qua con la Let's Play di Pikmin 2. Ho già fatto la let's play di Pikmin 1, quindi praticamente ho già un po' di domestichezza. Chi è stato con me nella let's play di Pikmin 1 sa già praticamente qualcosa. E abbiamo la differenza, già da Pikmin 2 abbiamo più opzioni. E iniziamo. Sì, come vedete non ho file praticamente perché mi si è cancellato tutto facendo quando l'ho portata in riparazione. Quindi mi si è cancellato tutto, questo era un file che ho fatto registrando, solo che poi non è venuto bene, quindi ho deciso di rifarlo. Quindi questo è praticamente un secondo file. Nuovo file, diario di bordo 2. La Coda dei Trasporti è una società di trasporti spaziali e intergalattici. Un bel giorno il suo unico impiegato, Olimar, si schiantò su un pianeta sconosciuto durante un viaggio interstellare. Qui venne aiutato da creature indigene che chiamò Pikmin. Questo è praticamente il riassunto di Pikmin 1. Alla fine Olimar fuggì. Ma in assenza di Olimar, la Coda dei Trasporti inizia ad avere seri problemi finanziari. Ci ha fatto un riassunto di Pikmin 1. E lui è Olimar. E questo è il pianeta Okotate, ovvero da dove viene. E questa è l'Okotate Trasporti. Con la Transportation Company. Presidente della Okotate Trasporti, quello a sinistra, e l'impiegato lui. Loie. Lui, vabbè. Mi confonderò spesso. Cioè, vi confonderete voi. Olimar, sono felice che stai bene. Sì, molto, molto felice. Ma purtroppo ho una notizia molto meno felice. La società è in rosso. Sì, siamo finiti. Nella sua prima missione lui ha incontrato un vorace coniglietto spaziale che si è mangiato tutto il carico di carote Pic Pic. Ho dovuto chiedere un prestito enorme per riparare al danno. Ho deciso di liquidare alcune risorse societarie. Oh, ehi, la mia nave? Ma l'unica risorsa che abbiamo venduto è stata la tua navicella, la Dolphin. Ma perché? Per quanto riguarda il debito rimanente, 10.100 piclari. Non sappiamo come ripianarlo. Olimar lascia cadere un tappo. Olimar, cos'è? Un souvenir per tuo figlio? Tesoro, 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 soldi, soldi, soldi. Valutazione dei tesori recuperati in corso. Questo pezzo vale 100 piclari. Questa cosa vale 100 piclari? Ma è più di un anno di mio stipendio. Un barbone. Prendi meno di un tappo. Cosa? Su quel pianeta ce ne sono di più? Ma allora possiamo ripianare il debito. Lui, Zuccone, muoviti, devi partire immediatamente. Con Olimar. Faccia di Olimar. Il presidente che vola via. E si parte per un nuovo viaggio. Si torna sul pianeta piena di tesori, di cui non conosciamo il terra nome.